Non mi è facile spiegare e commentare la prima lettura, tratta anch'essa dal libro Atti degli Apostoli. Il motivo è anzitutto la frammentarietà. Chi ha in mano il foglietto della messa può subito notare che la citazione del brano è composta di vari numeri uniti da trattini e punti, il che significa che sono stati presi solo alcuni pezzetti. Certo, per esigenze concrete, riportare per intero il capitolo decimo avrebbe occupato più di 2 pagine di questo foglietto, ma anche per esigenze di carattere pastorale e dottrinale. I temi in questione sono molteplici. Come affrontarli tutti durante il breve tempo che occupa solitamente l'omelia festiva? Comunque, una sintesi la vorrei fare con alcune relative riflessioni. Il capitolo decimo degli Atti ci parla di 2 visioni o rivelazioni divine. Anzitutto, la visione che ha interessato il centurione Cornelio a Cesarea, poi la visione di Pietro a Giaffa, quindi l'incontro e il discorso di Pietro nella casa di Cornelio, infine la conversione di Cornelio e dei suoi familiari. Diciamo subito che uno dei protagonisti è chiaramente Cornelio. Chi era? Un ufficiale romano che risiedeva a Cesarea, sede del governatore. Luca ci fa sapere che, come tutta la sua famiglia, era religioso e timorato di Dio, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. E allora, anche allora qualcuno si salvava, no? Ecco, forse oggi un po' di meno. Non era però un proselito. Proselito l'ho già spiegato, eh? Era un pagano che aveva abbracciato la religione giudaica in tutto e per tutto, anche facendosi circoncidere. Per inciso vorrei ricordare che anche i proseliti non erano in pratica trattati allo stesso modo degli ebrei. Spesso venivano chiamati, pensate l'espressione, i proseliti della porta, perché rimanevano, per così dire, sulla soglia della sinagoga, erano dentro ma non erano dentro, non godendo della stessa rispettabilità concessa ai maschi di razza ebraica. Luca alluderà a questa espressione per affermare che il cristianesimo ha invece spalancato completamente quella porta perché i pagani fossero accolti a pieno titolo e venisse riconosciuta loro la stessa dignità di cui godevano gli altri senza alcuna distinzione, lo vedremo. Comunque Cornelio era solo un simpatizzante del giudaismo. Che cosa succede? Cornelio ha una visione, un angelo gli comunica di mandare a prendere un certo Simone, detto anche Pietro, che si trova a Giaffa, distante 50 chilometri da Cesarea. Cornelio esegue gli ordini e invia 2 servi scortati da un soldato. Nel frattempo anche Pietro a Giaffa ha una visione divina. Non sto qui a descriverla, ma il messaggio è chiaro e provocatorio. Dio vuole far capire a Pietro che con il Vangelo di Cristo è venuta meno la distinzione tra animali puri e impuri, distinzione che aveva creato una casistica davvero impressionante. In altre parole, la legalità fondata su una concezione della legge formale, tanto formale da mettere a rischio la stessa dignità dell'essere umano, ora deve lasciare il posto a un'altra concezione della legge, quella appunto relativa alla dignità dell'essere umano. E così cadeva la distinzione tra giudei ritenuti puri e i pagani ritenuti impuri o immondi, e perciò non era più necessario che i pagani, per farsi cristiani, si rendessero prima puri, assoggettandosi alle norme giudaiche. Tutti i cristiani
sia quelli convertiti dall'ebraismo che quelli convertiti dal paganesimo, potevano vivere l'uno accanto all'altro, frequentare gli stessi ambienti, sedersi alla stessa tavola, e così sia, e così via. Pietro, sul momento, quando ha questa visione, rimane sconcertato. Una visione che gli impone di mangiare anche gli animali impuri, e come ebreo non poteva farlo. Non sa più che cosa deve fare. Si tratta di una vera visione, è quel dubbio che ha, o di una tentazione. Anche qui sta il vero della fede, eh? I dubbi rimangono, così pure le perplessità. Mi fa paura una religione che garantisce o distribuisce sicurezza e tutto spiano. Il problema delle nostre comunità sta nel loro immobilismo, che trova le sue ragioni in un tradizionalismo che pretende di salvarci da ogni rischio. Il cammino già in sé è un rischio, no? Se è un cammino. Eppure pensiamo al cammino millenario del cristianesimo e chiediamoci fin dove ci ha portati. Oggi siamo qui a distinguere i puri dagli impuri, i credenti dagli atei, i nostri dai loro. Lo Spirito Santo avverte Pietro di stare pronto perché stanno venendo tre persone con l'incarico di portarlo da Cornelio. Il giorno dopo, accompagnato anche da sei cristiani di Giaffa, l'apostolo si reca a Cesarea e qui si incontra con il centurione che gli riserva ossequi e gesti di omaggio come fosse al cospetto di un essere celeste. Pietro rifiuta decisamente il tipo di accoglienza e dice: non sono mica un Dio. Già qui quante cose ci sarebbero da dire sul nostro modo di ossequiare l'autorità. Non dico nel campo politico, il discorso diventerebbe ancora più feroce. Pensate alla parola ministro, che significa uno che si fa meno, uno che si fa servo. Ma limitiamoci al campo religioso della nostra fede. L'autorità ha assunto lunghi secoli una tale forma idolatrica di venerazione da chiederci se è ancora possibile vedere i nostri superiori, già la parola superiore, il servitore del Vangelo o degli ultimi. Come si fa a genuflettersi, ancora oggi è così, davanti a un vescovo? Io mi devo genuflettere. O un cardinale, per non dire il Papa. Il brano della Messa, un mosaico di frammenti del capitolo decimo degli Atti, lo ripeto, tralascia uno dei versetti cardine di tutto l'episodio. Ecco perché è difficile capire, insomma, il brano che abbiamo poco fa letto, è troppo frammentario. E il versetto 28. Per cogliere la novità nelle parole di Pietro bisogna ricordare che agli ebrei, come conferma lo stesso apostolo, non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza, pena la contaminazione. Dunque era proibito intrattenere relazioni amichevoli con non ebrei. Perciò anche di entrare nella casa di un pagano. Non potevano entrare gli ebrei in una casa di un pagano. E Pietro cosa fa? O meglio, che cosa dice per giustificare la sua volontà di violare l'usanza ebraica, appunto quella visione, no? Ricordando la visione avuta già, afferma: Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Pensate che rivoluzione, eh? Entrato senza alcuna esitazione in casa del pagano Cornelio, chiede il motivo per cui l'ha fatto chiamare. Cornelio gli comunica ciò che ha ricevuto in visione dall'angelo divino. E qui troviamo un bellissimo discorso di Pietro, che è il terzo, che ci riporta il libro degli Atti degli Apostoli. Il primo discorso Pietro l'avevo tenuto subito dopo l'effusione dello Spirito Santo nella Pentecoste, il secondo l'avevo tenuto dopo la guarigione dello storpio nel Tempio. Ora Pietro, in questo terzo discorso, ecco la cosa interessante, non si rivolge più ai giudei di Gerusalemme, ma a un ambiente pagano. Qual è il nocciolo del discorso? Sta nelle prime parole di Pietro: in verità mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga.
Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti. Non so fino a che punto riusciamo a comprendere la portata di queste parole. Mi chiedo soprattutto fino a che punto la Chiesa, nella sua storia millenaria, sia riuscita a ridimensionarle su misura di una struttura che sembra aver fatto di tutto per mettere paletti alla universalità del Vangelo. Ci sono parole che pongono ancora oggi mille dubbi, interrogativi. Che senso dare all'espressione Dio non fa preferenza di persone? Eppure Dio, già nell'Antico Testamento, ma soprattutto nella predicazione di Cristo, aveva detto chiaramente da che parte dobbiamo stare: preferire i più deboli, gli oppressi, i poveri, gli emarginati. Dio fa preferenze, e come Pietro intendevo dire questo, che in Cristo sono cadute le barriere, i privilegi di casta, di razza, di religione. Sì, della stessa religione. Dio non fa preferenze di tipo razziale e neppure di tipo religioso. Ognuno davanti a lui è importante come persona nel proprio essere. Ma è chiaro che proprio per questo Dio difende e dunque sta dalla parte di coloro che vengono maltrattati, violentati come persone. Non perché tu sei cristiano, no. Uno non vale di più perché possiede più cose, perché è investito di un certo potere, perché riveste una certa carica, perché ha un titolo di studio superiore, perché è un filosofo, uno scienziato, perché è italiano, perché è del nord. E neppure perché credi in un certo Dio. Ciò che conta davanti a Dio è una cosa sola: la persona. E la persona è la dignità del nostro essere. Tutti facciamo parte della stessa umanità, e l'umanità non va divisa secondo criteri di privilegio, di casta, di razza, di potere o di religione. Ancora si fanno, no, queste campagne elettorali sul fatto di dire rom, mica rom, extracomunitaria, no, è quello che stanno facendo ancora a Milano, no? Che è in crisi perché adesso ha preso una bella sberla. E avanti con questi discorsi razzisti. Dio non appartiene, ovvero non è proprietà di alcuna religione. La religione, casomai, ha lo scopo di rendermi cosciente di far parte della stessa umanità. Ma tale scopo è solo astratto, in realtà la religione sia proprio di un Dio e lo rende strumento al servizio della religione stessa. La religione pretende di prendere più umanità possibile, addirittura conquistare l'universo e strumentalizzare i propri fini. La Chiesa, casomai, deve portare l'essere umano verso l'umanità e non viceversa, chiudere l'umanità nella prigione di una struttura che mortifica l'essere umano. Ecco che cosa significa praticare la giustizia. Per giustizia si intende rimettere le cose al loro posto, riprendere il disegno originario di Dio, aprire gli orizzonti dell'umanità che è stata fin dall'inizio tradita nella sua universalità da quel peccato originale innato nell'uomo che si chiama proprietà privata. Questo è il vero peccato originale. Conquista di cose, di persone, la propria causa, ovvero il proprio clan o tribù. Peccato originale è l'anima di una chiesa che va alla conquista delle anime, che fa proselitismo religioso in nome di un Dio tribale. Per giustizia evangelica non si intende semplicemente legalità. L'ho già spiegato una volta questa differenza, forse più volte. Legalità che solitamente non corrisponde alla giustizia, che è un'altra cosa. Legalità è conformità a una legge, e la legge è fatta da uomini che la inventano su misura dei propri comodi interessi, e noi diciamo legale. Cristo ai suoi tempi ha condannato la legalità farisaica. La peggiore legalità è quella di una religione che fa coincidere la legge di una struttura con la legge di coscienza, per cui la coscienza è costretta a obbedire alla legge di una struttura.
Per giustizia si intende quel mondo di valori che non sono proprietà di nessun potere e di nessuna religione e neppure della Chiesa. Valori che appartengono all'umanità. Adesso qui forse lo dico grosso, se vuole qualcuno, però non vorrei essere frainteso. Io non devo obbedire allo Stato in quanto tale, ma nella misura in cui lo Stato mi aiuta a vivere i valori che appartengono all'umanità, altrimenti io devo disobbedire. Cristo, così non devo obbedire alla Chiesa in quanto struttura, ma nella misura in cui la Chiesa mi aiuta ad essere persona, altrimenti io devo disobbedire alla Chiesa. Se mi capite, lo Stato è un mezzo, non è un fine. Così la Chiesa è un mezzo, non è un fine. E se devo essere ancora più chiaro, ecco la cosa grossa. La Chiesa di per sé non è necessaria perché io viva da essere umano, perché forse uno che non è dalla Chiesa vive da disumano, non è necessario. Lo Stato di per sé, non dico lo Stato tal dei tali, mi è indispensabile perché garantisce il mio vivere sociale. Potrei parlare di anarchia dello spirito, lo spirito libero, ma non posso parlare di anarchia nel campo sociale. Come faccio a vivere? Al limite, posso essere a religioso, ma non posso essere a politico. Non vorrei confondere le cose, ma una cosa è certa, non basta la fede in un Dio. Non basta appartenere a una religione, mi basta invece, anzi è indispensabile, capire che appartengono all'umanità. Pietro non ha ancora terminato di parlare e all'improvviso i suoi ascoltatori, cioè Cornelio e la sua famiglia, parenti e amici, ricevono il dono dello Spirito Santo. Pensate, prima di ricevere il battesimo, qualche studioso parla di una Pentecoste dei pagani, simile a quella cristiana, con il dono delle lingue, ovvero della profezia, che è universale, che di per sé non ha linguaggio unico. Lo Spirito dunque è prerogativa solo, ecco la domanda, della Chiesa, struttura e religione? A quanto pare no, anzi, sembra che lo Spirito sia libero di esprimersi al di fuori della Chiesa, della religione, della gerarchia.